Salve a tutti amici di Vespe Motori. In questo video voglio mostrarvi un metodo un po' diverso dal solito per la sostituzione dei dischi della frizione. Molti di voi probabilmente avranno già visto questo sistema, per molti altri sarà la prima volta. Ora molto velocemente vi farò vedere il metodo classico, quello che abbiamo sempre visto. Quindi per prima cosa, beh, naturalmente abbiamo tolto il carterino, poi togliamo questo piattello. Poi altra cosa che andiamo a fare è raddrizzare la rondella che blocca il dado. Rimuoviamo il dado. Togliamo la rondella. E a questo punto ci servirà un estrattore per andare a togliere tutto il blocco frizione. Lo andiamo a vitare. E a questo punto il blocco frizione è rimosso. Quando togliamo il blocco frizione, la parte critica è non far cadere, vedete, la chiavetta dentro il motore. Bisogna fare molta molta attenzione. Solitamente la fase successiva qual è? Dobbiamo scomporre tutti i dischi, quindi ci servirà un attrezzo. Andremo a comprimere per togliere l'elastico che tiene il tutto. Comprimiamo, togliamo l'elastico e a questo punto possiamo togliere tutti i dischi. Vedete? Questo è il metodo che di solito si usa. Il metodo che vi mostrerò ora invece prevede prima il montaggio del cestello, del ragnetto, chiamatelo come volete, e poi via via tutto il resto. Per far questo però ci servirà un attrezzo speciale. Io vi ho abituato nel corso dei miei video a cercare di realizzarvi l'attrezzatura con quello che trovate, con materiale di recupero. L'attrezzo in questione sarebbe questo. Se la cosa vi può interessare, in un prossimo video vi mostrerò come ho fatto. Nel frattempo, chi è un po' intraprendente e vuole cercare di copiarlo, poi magari nei commenti mi fa sapere se è riuscito o meno. Ecco, l'attrezzo è questo. E a questo punto, senza avere il problema, il terrore che la chiavetta finisca nel motore, possiamo molto agevolmente montare il nostro cestello. Inseriamo il nostro attrezzo. Una cosa molto importante: ora dovremmo mettere la rondella, quella che fa da fermo, e il suo dado. Però c'è un problema: sia che la sua rondella originale sia nuova che sia usata, o la andiamo a rifinire, la andiamo a limare, perché dobbiamo ridurre un po' il diametro. Questo perché noi in seguito, per fare questa procedura, dovremmo andare a installare l'estrattore, come abbiamo fatto prima, e anche se di poco, questa rondella è leggermente di diametro più grande, quindi non riusciamo ad avvitarlo. Altrimenti, in alternativa alla rondella originale, in commercio esistono delle speciali rondelle, vedete il profilo, ed è ondulato, quindi noi l'andiamo a applicare e quando andiamo a serrare il dado con la giusta coppia, naturalmente, questa rondella si schiaccia e permette al dado di non allentarsi. Quindi abbiamo messo la rondella e vado a mettere il dado. Ora, grazie all'utilizzo di questo fermo, possiamo andare a serrare senza nessun problema e diamo la giusta coppia. Come da manuale, vedete, il gruppo frizione dice iniziare con 40 newton per finire 45. Ora siamo a 40. E ora finiamo a 45. Volevo mostrarvi che grazie all'utilizzo di questo attrezzo è molto facile rimuovere anche il dado del pignone senza dover incastrare cacciaviti, ferri vari. Quindi possiamo far tutta la forza che vogliamo e andiamo a allentare anche il dado del pignone.
Bene, possiamo togliere il nostro attrezzo. Adesso ci servirà l'estrattore, quello che abbiamo usato, quello che abbiamo sempre usato per rimuovere il pacco frizione. Togliamo il bullone perché non ci serve più e lo andiamo ad avvitare. In questo modo. Ora possiamo iniziare ad assemblare la nostra frizione. Mettiamo la molla e mettiamo questo elemento. Altro attrezzo di recupero, questo è abbastanza intuitivo capire cos'è, andremo ad applicare in questo modo. Andiamo a serrare fino a comprimere completamente la molla. Ci accertiamo naturalmente che qui sia centrato, se così non fosse spostiamo un po' con un cacciavite e continuiamo a comprimere. Inseriamo un bullone per tenere fermo. Bene, siamo arrivati a battuta. Abbiamo compresso tutta la molla. Iniziamo quindi l'assemblaggio dei dischi. Qui ricordate, se abbiamo ferro mettiamo sughero, dopo il sughero mettiamo ferro e così avanti. Sughero, ferro, di nuovo sughero. E per finire, naturalmente, l'ultimo disco. Come avete notato, non abbiamo più avuto nemmeno il problema di centraggio dei dischi. Ora ci serve questo. E naturalmente l'anello elastico. Ci assicuriamo naturalmente che sia dentro la perfezione, allentiamo il tutto e naturalmente togliamo il nostro estrattore e la frizione è montata. Piattello. Vi mostro un'altra cosa. Se avete rispettato l'uso della rondella, come vi ho detto in precedenza, sia che sia questa non originale oppure questa ridotta di diametro, vi mostrerò che possiamo disassemblare con molta facilità la frizione. Quindi di nuovo togliamo il piattello. A questo punto, visto che abbiamo messo le rondelle in un certo modo, possiamo montare direttamente l'estrattore. Ci mettiamo questo attrezzo e non facciamo altro che fare l'operazione inversa, andiamo a comprimere la molla per poter togliere tutti i dischi. Tolgo il mio anello elastico. Tolgo questo elemento e ora posso togliere tutti i dischi. Vedete? Con questo sistema, a mio avviso, cambiare i dischi diventa molto più facile e più veloce. Quindi se ci limitiamo solo a cambiare i dischi, l'operazione finisce qui. Altrimenti, se vogliamo togliere anche la molla,
non ci resta che decomprimere tutto e abbiamo accesso anche alla molla. Però, come potete notare, non abbiamo più il terrore di dover smontare il cestello con la paura che la chiavetta vada a finire nel motore. Il cestello rimane così com'è. Bene amici, siamo giunti al termine anche di questo video. Spero che vi sia piaciuto. Sono in attesa nei commenti di vedere se qualcuno è riuscito a costruire questi due attrezzi. Fatemelo sapere. O eventualmente farò un video dedicato per costruire questa attrezzatura. A questo punto non mi resta che salutarvi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima.